perché il cliente ha dato disdetta? Questa è una domanda che ogni tanto, anzi periodicamente, mi fanno un po' tutti. Dalle impiegate che arrivano, guarda, ma se sto cliente ha dato disdetta, come mai? Perché? Cosa possiamo fare? I subagenti, i vari agenti, i colleghi, chi faccio formazione, me lo dicono spesso. Ma questo cliente cosa possiamo fare? Ha dato disdetta. Come mai ha dato disdetta? Magari ha trovato meno? Magari l'amico, magari l'ha accontentato? Ecco, il problema è inutile porselo alla fine. Quando il cliente ti ha tradito, è andato da un altro, ormai l'ha fatta. Il problema nasce perché l'ha fatto, ma quando gli è venuto la prima volta il pensiero. Anche tra marito e moglie non è importante il tradimento, ma è importante quando la prima volta il partner ha pensato gli metto le corna. È lì il problema vero. Noi dobbiamo pensare come mai il cliente ha avuto voglia di andare da un'altra persona, da un'altra struttura, da un'altra situazione a chiedere un preventivo dell'auto. Sappiamo che la gente tendenzialmente è pigra, no? Non c'ha voglia di fare, però ha avuto voglia di farlo. Vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella relazione. Non abbiamo saputo dargli, durante la nostra relazione, quelle motivazioni per dire «Oh, non ho bisogno di cercare altro, di quella persona mi fido, che facciano di più o meno gli altri non mi interessano, io ormai so che è onesto, so che mi tratta bene». Sto bene con lui, cioè, qualsiasi cosa, ma gli abbiamo dato una motivazione per rimanere con noi? Ovvio che se non gliel'abbiamo data, questa persona probabilmente potrà cercare l'altra parte. Quindi, azioni per mantenere il portafoglio non ci sono. Post, ci sono pre. Cioè dal momento che tu acquisisci il cliente, è da lì che comincia il tuo lavoro, non è che è finito. È da lì che inizia, è da lì che devi creare una relazione amorosa forte, devi legarlo a te emotivamente. Solo così diminuisci, abbatti il tasso di perdita. Premesso che qualcuno ci sarà sempre, i traditori seriali sono sempre. Boh, lo sai, non devi arrabbiarti. Però se tu aumenti la fidelizzazione, per aumentare anzi la fidelizzazione, devi aumentare le cure durante il periodo, non a termine. Io vedo ancora agenti che dicono non gli mando il premio perché ho paura che vadano in giro. Ma se uno vuole andare in giro, prima o poi ti tradisce. Prima o poi lo trova l'amante. Non è tenendolo con la corda che rimane fedele. Devi dargli una motivazione per rimanere fedele a te. O peggio ancora, qualcuno che chiama e dice no perché ho visto la concorrenza mi fa 500, voi mi fate 530, allora visto che la concorrenza ti fa 500 io ti faccio 490 se rimani con me. Bravo! Hai dimostrato che stavi cercando di fotterlo, che stai addestrando il cliente che se ti rompe le scatole ottiene quello che vuole. Che bel rapporto! È come uno con la moglie che dice sì, io rimango con te però mi compri la pelliccia, va bene. Sì, io rimango ancora con te però mi compri anche una casa in montagna, sì, va bene. Cioè, ragazzi, non è così il rapporto, non è così che funziona. Quindi, come si fidelizza il cliente? Da subito, da appena lo si acquisisce. Create una relazione amorosa, dategli dei motivi per affezionarsi a voi. Solo così rimane il cliente, solo in questo modo. Ok? Ciao!